Ed eccola la festa di Vittorio Iannuzzo, tantissimi amici, c'era anche Vanni Lorenzini, poi dopo spero di poterlo sentire. Senti, un ottavo posto, quello a Phillip Island, che in prospettiva Donington Park. Tra l'altro volevo anche sapere un po' da te questa polemica, so che i piloti insomma si sono lamentati di questa data, farà troppo freddo probabilmente. Comunque, in ottica Donington, come pensi insomma di partire, quali sono le ambizioni per questa gara? Ah, sicuramente, come ho detto in conferenza, io parto con l'obiettivo di migliorare l'ottavo posto. Penso che questo possa avvenire, però c'è proprio quel fattore X che è il meteo. Sicuramente non farà caldo, speriamo almeno che sia asciutto. Non è una gara sicuramente messa in un momento dell'anno giusto, però non sono io che scelgo il calendario. Se è stata messa a marzo vuol dire che era l'unica data possibile. La pista è molto bella e poi correre in Inghilterra è sempre molto emozionante perché c'è molta gente, quindi speriamo di poter regalare una bella gara ai tifosi inglesi. Senti, l'ultima domanda, il campionato del mondo Supersport, io ho sentito Luca Scassa proprio dopo la vittoria, è molto livellato, le moto sono più o meno simili, pensi di potertela giocare quest'anno con quelli che hanno fatto magari da padrone nella prima gara in Australia? Guarda, io alla fine della prima gara ero soddisfatto, ero abbastanza soddisfatto, però avevo un po' quella mano in bocca perché sapevo che di potermela giocare anche con i piloti che sono davanti a me. Non, in passato più di una volta ho sconfitto Scassa, che è un bravissimo pilota e gli faccio comunque complimenti per la vittoria, però questa volta è stato lui più bravo di me. Quindi se sono stato con lui una volta ci può stare un'altra volta. Se lui ha vinto la gara vuol dire che in questo momento è l'obiettivo di tutti quanti noi piloti e sono convinto di potermela giocare tranquillamente. Da parte nostra in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. Crepi, e spero di vederti una volta quest'anno, almeno mi devi promettere che vieni a una gara. Tu lo sai, quest'anno correrò nel regionale campano enduro, quindi ci sono anche delle concomitanze. Quando non c'è la concomitanza, quando corri tu vengo io da te, quando corro io vieni tu da me. Mi vedrai sicuramente, grazie per l'invito allora. Ciao. Eccolo qua Lorenzini, quest'anno abbiamo un team con Lorenzini veramente tosto, perché innanzitutto con Vittorio Iannuzzo c'è anche Massimo Roccoli, tu l'hai portato diverse volte, insomma, titoli italiani, europeo, mondiale. Pensate di potervela giocare con questi due piloti quest'anno, anche alla luce della prima gara che ha visto insomma un equilibrio notevole? Ricordiamo che Scassa ha vinto al photo finish. Dio, giocarsela, sì, io penso di sì comunque, perché alla fine non è che c'è, la differenza è talmente poca nella Supersport che basta poco per essere là davanti. Delle volte si trovano 15 piloti in un secondo, per cui penso che si possa fare delle belle cose. In Australia si sono già viste, purtroppo con Roccoli abbiamo avuto la sfortuna delle gomme, però anche Vittorio, lui era partito molto indietro, ha fatto una bellissima rimonta con delle prove abbastanza difficili. Io credo che si possa fare delle bellissime gare. Da parte nostra un grande in bocca al lupo, ci vediamo sicuramente alle gare. Grande in lupo, saluto a tutti. Kawasaki, Ciro Troncone.